Ma un uomo si inventò una posizione nuova nella velocità, quella che fu definita la posizione a uovo e fu il più veloce. 1960, Squaw Valley, Jean Guarnet. Il coraggio come galleria del vento per l'uomo uovo più veloce sugli sci. La sua innovativa vittoria con 6 secondi di distacco sul secondo è ancora record ineguagliato. Benvenuto, benvenuto. Jean Guarnet. Questo è per lei. Lei ha cambiato lo sci con la sua posizione. Ma no. Prego. No, no, non è che ho cambiato niente, ho solo spiegato quello che vedevo. E quello che credevo buono sul piano della velocità, nel campo dello sci, l'aerodinamismo è molto importante. È quello che ha fatto nascere questa nome di posizione dell'uovo, perché in questo tempo in America non so come si chiama, c'era una scena di teatro, sì? con il nome di L'œuf et moi, che era francese, e che era un spettacolo con un gran successo. E quando ho spiegato questa storia dell'aerodinamismo e faccio un paragone con l'uovo, che è un oggetto assolutamente aerodinamico, è nato nel come si chiama? Sports Illustrated, il nome della posizione dell'uovo è rimasto così. Jean parla bene italiano, tanto perché ama l'Italia, sì, ma anche perché ha avuto a che fare con noi. Non dimentichiamo che la Valanga Azzurra è nata con lui, perché lui è stato il predecessore di Mario Cotelli. Io poi conservo gelosamente ancora una sequenza fotografica su una rivista specializzata quando avevo 14 anni, commentata dal grande tecnico, oltre che grande campione, Jean Guarnet, ce l'ho ancora là. Grazie Jean, veramente. Grazie, grazie per, a nome di tutti gli sciatori, per quella sua capacità di inventare qualcosa di nuovo. Grazie, è stato un piacere, specialmente questi 4 anni che ho passato con la squadra azzurra. Grazie davvero. Allora inviterei sul palco Paolo Marchi per assegnare il premio Fair Play 2009 a Jean Guarnet. Nonché il professor Franco Ascani, presidente della Federazione Internazionale Cinema Television Sportif, per il diploma ambasciatore Fair Play. Buonasera. Prego. Grazie, grazie a Jean Guarnet.